Buon pomeriggio, bentrovati. Questo è Registi del Mondo, il talent dedicato ai videomaker con la passione dei viaggi. Siamo entrati nella fase finale, diciamo semifinale. Cominciamo a vedere il traguardo, quindi i concorrenti sono emozionatissimi. Oggi tre di loro, tre aspiranti registi, si contenderanno la palma per entrare nelle finali. Salutiamo subito i nostri tutor, Licia Colò, regina indiscussa dei viaggi, insomma. Alessandro Antonino, l'artista dei documentari, e Sofia Rinaldo, che ha le unghie, tante volte graffia con i suoi commenti. E oggi salutiamo il giudice speciale, il nostro giudice speciale di oggi, che è Sarina Biraghi, è condirettore del quotidiano Il Tempo. Grazie per essere venuta qui con noi. Grazie. Protagonisti sono anche tutti quelli del pubblico qui presente in studio, perché loro decretano poi il uno dei vincitori di oggi, decreteranno proprio chi passerà nella fase finale, per cui un compito molto difficile. Per fortuna però che a vigilare sul nostro pubblico c'è il nostro notaio Franco Lupo, grazie per essere sempre così puntuale e preciso qui con noi. Non perdiamo altro tempo, andiamo subito a conoscere chi è il primo aspirante regista di oggi. Si chiama Mirko Tulli, accogliamolo, eccolo. Ciao Mirko. Ciao Giuseppe. Ogni volta che ti vedo hai sempre un muscolo in più e quindi questo ovviamente mi crea un po' di imbarazzo. Ti presenti con il colore giallo, sì. Sei emozionato? Sì, giusto. Perché tu da contratto devi dire sì, per rendere un attimino un po' di... Però quello che dico sempre è che da casa magari tante volte dicono ma Mirko Tulli, sì me lo ricordo forse, ma però no, ed è per questo che per dare loro una sferzata di memoria lanciamo... Il resumé. Il resumé, bravo, sei preparato. Mirko Tulli. Cerco di vedere meglio la vita di tutti i giorni. Meschia è uno dei borghi più suggestivi del territorio comunale di Roccafione ed è una frazione montana che si trova a circa 800 metri sopra il livello del mare. Meschia l'ho conosciuta nel 1996 perché avevo bisogno di qualcosa di nuovo nel mondo dell'arrampicata, avevo bisogno di bouldering. Sarebbe interessante utilizzare la natura attorno alle città non solo per un discorso di urbanizzazione ma anche per un discorso di espressione umana. E questo è un piccolo assunto, proprio un resumé di come ti eri presentato e di come sei venuto. Hai passato molte fasi di giudizio, sei riuscito ad arrivare fin qua. Il tuo tutor è Alessandro Antonino. Alessandro, che cosa pensi? Siete emozionati? Cioè, voglio dire, ormai allora, siete nelle fasi finali. Molto emozionato perché credo molto in Mirko, credo che abbia veramente un talento. Sei veramente bravo, poi il fatto che tu riesci a trasmettere anche rispetto nei tuoi video per la natura, per l'ambiente in cui viviamo è un valore aggiunto che non è da poco. Grazie. E andiamo a scoprire allora, a questo proposito, anche qualcosa di più. Abbiamo così tenuto a battesimo la scorsa settimana nella nostra puntata d'esordio una parte del programma che abbiamo chiamato confessionale, dove insomma cerchiamo, come dico, di sfrugugliare un po' in quelli che sono i sentimenti anche un po' più intimi, avendo un po' più di tempo e avendoti fatto anche molte domande. Quindi andiamo a vedere quello che è il confessionale di Mirko Tulli. Chissà. La passione per il filmmaking è nata dallo sport che pratico, che è il parkour, con la necessità di farmi vedere nel web, ho iniziato a filmarmi e a montare i miei filmati e da lì ho continuato questa cosa anche in altri ambiti. Ho realizzato i miei primi video con una piccola telecamerina che avevo, così per gioco, e poi ho preso ispirazione da due registi noti della mia città e ho continuato con questa passione. Sono autodidatta in quello che faccio e prendo ispirazione dai film che mi piace vedere a casa. Le inquadrature sulle interviste potevi fare un po' meglio. Mi piace molto soprattutto il messaggio finale, cioè tu hai presentato una località e poi comunque l'hai unita dando un messaggio a uno sport. La mia esperienza al talent è stata positiva.
perché mi ha spinto a mettermi in gioco in altri ambiti in cui non avevo avuto occasione di lavorare. Tecnica perfetta, narrazione perfetta, e le sue qualità sono evidenti. Il mio tutor Alessandro l'ho scelto tra i tre della trasmissione. Le nostre conversazioni sono brevi, rare, ma importanti. Conosco i miei sfidanti, temo tutti e non temo nessuno, perché comunque vedo molto la sfida soprattutto con me stesso. Il fatto di lanciare messaggi nei miei video sia un mio punto di forza e deriva dal fatto che io stesso provo quelle sensazioni frequentando la natura e quello che la circonda. Sono pronto. E questo era il confessionale di Mirko Tulli. Ovviamente adesso sentiamo anche dai tutor e dal nostro giudice speciale se hanno altre curiosità. Io ne avevo una: come mai dici che sono rare le... Perché trovi sempre occupato? Perché no, è sempre al telefono, anche quando lo chiamiamo noi è sempre al telefono. Sinceramente perché comunque mi piace molto lavorare di testa mia. Cioè, poi non te ne frega niente di quello che ti dice. I consigli sono chiaramente ben accetti e mi muovo di conseguenza, però mi piace insomma mettermi in gioco e fare il più possibile da solo. Ho capito. Tutor, avete altre domande, curiosità? Che cosa hai scelto di presentarci? La città dove vivo, San Benedetto del Tronto, attraverso gli occhi di tre ragazzi che praticano sport inusuali, diciamo. Ma perché sempre lo sport al centro dei tuoi video? Perché innanzitutto perché comunque il mio tema era il divertimento e credo che lo sport sia comunque un motivo di svago alla vita quotidiana che è fatta sempre di lavoro e oppressione, diciamo. E comunque lo sport è un divertimento che non è diverso da quello che offre la società oggi come divertimento, credo. Sì, sì, lo sport deve essere divertimento, sono assolutamente. Non è una mia skills, una cosa che faccio sempre. È anche un altro legame che ci unisce, la passione per lo sport. Esatto. Io sono uno dei protagonisti del video. Ma quando mai? Vabbè, vediamo. Va bene, no, dai. Potete anche applaudire voi ogni tanto, no? Nel senso, siete pagati per farlo. Sarina Miraghi, hai delle curiosità? Cioè tu lo conosci per la prima volta? Sì, infatti, di capire, per la prima per cui volta. Speriamo che abbia suscitato in te almeno un po' di curiosità. Sì, immagino che la sfida che ogni giorno lui fa con lo sport appunto per raggiungere degli obiettivi sia quella che sia il mood dei suoi video, quindi è interessante, mi ha colpito la frase non temo nessuno, ho paura di tutti ma non temo nessuno, davvero sportivo, cioè sempre pronto ad arrivare al traguardo. Esatto. Sì, non annuire sempre perché il giudice è speciale, cioè stai fermo, perché annuisci così come a scuola, sembrava a scuola. No, allora, no. Rompiamo gli indugi, andiamo subito a vedere quello che è il tuo filmato, così attenzione, voi concentratevi pubblico perché dopo dovrete votare, come anche il giudice speciale, andiamo a vedere il tuo video, dove l'hai fatto, solo la località? San Benedetto del Tronto. San Benedetto, l'avevi già detto? Sì. Perché me l'hai detto un po' scocciato, va no. Bene. San Benedetto del Tronto, l'evoluzione della specie urbana. Urbana, e la mission era il divertimento. Mirko Tulli, vediamo. In contrasto con uno sfondo dal fascino selvaggio, le linee armoniche delle colline marchigiane si immergono nelle acque del mare Adriatico, dando spazio a una bellezza più umana, fatta di arte e di storia, di cultura e di tradizioni, dove la natura è stata addomesticata secondo le esigenze dell'uomo. Questa è la città di San Benedetto del Tronto, il cuore della Riviera delle Palme. Nelle emozioni che questa città riesce a trasmettere si nasconde inevitabile una realtà fatta di moltitudini, di strepiti e di luci elettriche. È qui, in questa giungla urbana, che alcuni ragazzi hanno trovato il modo di adattarsi ai ritmi della società attraverso insolite discipline. Il parkour nasce in Francia. Era un metodo d'addestramento militare che poi si è evoluto nell'arte dello spostamento in ambito urbano. Fin da piccolo mi è sempre piaciuto muovermi a piedi e diciamo che col parkour ho cambiato il modo di vedere la città in cui vivo. A volte mi sento come un bambino in un parco giochi. Mi viene voglia di saltare ovunque. Il parkour mi ha aiutato a scoprire ogni angolo di San Benedetto del Tronto, ma nonostante ciò mi stupisco perché ogni giorno riesco a trovare nuovi posti e nuove sfide da affrontare.
San Benedetto del Tronto è una città portuale e uno dei posti più belli per praticare il mio sport è il molo di San Benedetto, appunto. Lo street trial si pratica con una bicicletta molto particolare e è nato dall'esigenza di superare ostacoli nei modi più eleganti e particolari possibili. Non vedo questa città con gli occhi di un normale cittadino, la vedo con occhi diversi. Per esempio, una panchina, io la vedo come un ostacolo da superare. Inoltre, i posti meno frequentati della città diventano dei posti dove posso liberare la mia fantasia attraverso la mia bicicletta. Io sono un insegnante alle scuole superiori, pratico lo skateboarding da 24 anni e vivo questa città in questa maniera. La città di San Benedetto ospita tante scene. C'è gente che sempre di più ha voglia di sperimentare, di giocare con la città, con quello che ti offre. Gli skaters osservano la città, da lì traggono lo spunto e immaginano già quello che è possibile fare attraverso questa architettura. Il mio augurio per questa città è che possa poter prendere tutte queste realtà e valorizzarle perché possa portare indietro la città ancora più valore e renderla ancora più bella. Queste forme di adattamento urbano rappresentano un modo diverso e creativo di vivere la città. Ogni spazio si riscopre con occhi nuovi e diventa un'occasione per mettersi alla prova. Uno stimolo, questo, per rispettare e prendersi cura dell'ambiente in cui si vive. E questo era il video di Mirko Tulli, l'evoluzione della specie urbana, superare gli ostacoli come l'ostacolo che tu devi superare oggi, cioè convincere il pubblico a votarti per questo video, per poter così aspirare a diventare regista del mondo insieme in questo caso, e quindi diventare un vero e proprio documentarista, come tutti quelli che arrivano poi alla finale e cercano di diventare, un vero e proprio lavoro come documentarista. Ma adesso la parola è ai tutor. Vi è piaciuto o non vi è piaciuto? Licia Colò. Mi è piaciuto molto, è anche una chiave di lettura davvero originale, quindi il divertimento sotto il profilo dello sport, cioè abbiamo conosciuto San Benedetto attraverso questi campioni, perché magari riuscissimo a fare quello. Se devo fare una critica a Mirko è girato bene ma con poca cura della fotografia, perché tu avevi dei personaggi favolosi, però forse dal mio punto di vista ti sei incentrato troppo sulle loro performance e non sulla fotografia, però è solo marginale rispetto al messaggio che hai dato, che mi piace molto. Ok, sei d'accordo? Sì. No, non lo sei. Va bene. Sofia. Allora Mirko, a me piacciono molto i tuoi filmati quando, come iniziano, i primi 20 secondi riesci sempre a creare molta tensione, a me piace molto. Però falli di 20 secondi, falli di 20 secondi! Vabbè, 20 secondi non ci piace. Beh, ho fatto un complimento comunque. Solo 20 secondi! Però comunque... E comunque, ecco, a me non mi ha, dopo un po', mi è sembrato un po' monotono, perché non ho sentito questo divertimento, forse è una mia opinione personale. Ma perché non sei capace a fare quelle cose? Sicuramente non sono capace, però era tutto lei non è capace a fare quei salti mortali. Mi sembrava tutto un binario unico e non mi ha aiutato a conoscere meglio il luogo, San Benedetto del Tronto. Non annuire sempre, se non sei d'accordo, non sei d'accordo. Beh, è un suo punto di vista. È un suo punto lo di accetto. Vista. Lo accetto. Lo accetti, ma poi sì, insomma. Ecco, volevo sapere dal giudice speciale invece, ha visto il video, che cosa te ne pare, Sarina? San Benedetto mi è apparsa quello che è, ovvero una città discreta, come sono le Marche, no? Questa regione tra monte e mare è così discreta, sappiamo addirittura troppo poco noi che viviamo anche vicino, nelle regioni vicine. È sicuramente un inno, secondo me, all'ambientalismo, cioè come riscoprire la città evitando l'uso della macchina. Ora, certo, è una riscoperta un po'...
per sport particolari che come Sofia non sarei in grado di praticare. Perché scopri anche l'ortopedia poi dopo. Esatto, appunto per tronno, evitare di passare in ospedale, però è un invito, ecco, ad andare per esempio in bicicletta in modo normale, a vivere una città, l'urbanistica di una città, le, diciamo, le peculiarità di una città come San Benedetto senza automobile. Questo mi sembra azzeccato come messaggio. Molto bene. Alessandro Tonino, adesso è il compito tuo più difficile, perché in 15 secondi devi creare un dado, un condensato in cui convincere il pubblico a votarlo. Via! Allora, Mirko ha coniugato il rispetto, l'importanza e il valore appunto di dove si vive, e attraverso una narrazione e attraverso gli occhi di questi artisti che la vivono tutti i giorni come il loro teatro, il loro palcoscenico. È bravissimo. E gira da solo, quindi non ha un compagno, non è in coppia, quindi non ha la facilità di avere un compagno e fare più immagini, avere, da solo, è bravissimo. Io spero che arrivi in finale e sicuramente uno dei destinati a vincere questo talent. Questo è lo spot, applauso, è lo spot di Alessandro Antonino. Grazie Mirko Tulli, io ti chiedo di congedarti così diamo spazio agli altri due concorrenti. Grazie e noi ci rivedremo dopo. Chiamiamo subito gli altri due concorrenti, arrivano dalla campagna, sono Enzo De Marino e Alberto Daria. Benvenuti, benvenuti, bentrovati, bentrovati. E adesso pochi hanno questa possibilità, un compito molto difficile anche per voi, quello di lanciare la pubblicità. Via! Pubblicità. Bravi, all'unisono, all'unisono. Grandi. Bentornati, registi del mondo. Avevamo incontrato Enzo De Marino e Alberto Daria direttamente da Napoli e voi direte: ma chi sono questi due? Ma chi sono? Ve lo facciamo vedere con il vostro resume. Ma bravi, sempre all'unisono loro. Bravi, resume. Vabbè, vieni, dai, che registriamo la presentazione. Che dobbiamo dire, Enzo? Diciamo che siamo una coppia di amici che abbiamo in comune la passione per i viaggi e per le riprese. Ok, la posta sta pizza, dai, vai. Vai, vai, recca. Ci sono luoghi in cui sembra che le lancette dell'orologio siano ferme da anni e in cui quel che è vecchio non dà distantio, ma acquista valore. Luoghi in cui, nonostante il turismo, si respira ancora l'aria genuina del paese. Polignano a Mare è uno di questi posti fuori dal tempo. E noi, Enzo De Marino e Alberto Daria, li avevamo conosciuti proprio così. Voi avete vinto, oggi vi presentate con il colore verde e il vostro tutor di riferimento è Sofia. Sofia, mi pare che tu sia soddisfatta? Molto, per me sono degli artisti e secondo me hanno una marcia in più. Sono tecnicamente completi, però attraverso la loro tecnica riescono anche a emozionare, quindi... Vi coccola molto? Molto, molto. Molto, molto. Non dovete per forza ripetere quello che dico io, ma andiamo a conoscere un po' di più nell'intimo Enzo De Marino e Alberto Daria attraverso il loro confessionale. Io ho iniziato nel mondo matrimoniale. Ho iniziato facendo matrimoni. Poi sono stato in un'azienda per circa 10 anni che faceva troupe, quindi televisione. Lì ho lasciato l'azienda per ritornare a fare quello che facevo 10 anni prima. Io ho iniziato dal settore teatrale, quindi teatro, danza, per passare poi al settore giornalistico, cerimoniale. Abbiamo scoperto di questo talent online. Abbiamo trovato questa cosa e il primo pensiero nostro è stato quello di parteciparci. E hanno reso poetico questo filmato grazie a loro, grazie anche alle persone che avete incontrato. Sono degli artisti. Il nostro tutor è Sofia. Abbiamo scelto lei perché c'è stata una sorta di empatia iniziale. Io invece l'ho scelta perché era l'unica che aveva trovato un difetto nel nostro video. Avete scelto tutte le destinazioni belle, quindi vorrei vedervi magari su qualcosa di un po' più difficile. Poi se vogliamo trovare qualcosa in questa perfezione, in questa eleganza delle immagini, mi ripeto da professionisti, l'ho visto un po' troppo spot pubblicitario.
già conosciamo gli altri concorrenti, però in realtà io quello che temo molto è un ragazzo di Napoli, lui è bassino, ha un ciuffetto, lui è molto forte. Ma io un altro russo, io un russo con la barba temo. Quello pure è forte. Pure è forte. Ma io credo che il punto di forza nostro sia proprio la sinergia, cioè ci compensiamo anche nel girare. Cioè uno di noi è un po' più istintivo, l'altro è un po' più pacato e cura un po' più le inquadrature, l'altro è più per riprendere situazioni a volo. Possiamo dire pure che io uso le ottiche lunghe e tu le ottiche corte. Pronti? Pronti. E questo era il confessionale di Enzo De Marino e Alberto Daria, uno bassino e uno con la barba. Temete quelli lì, temete? Sì, tutti e due da Napoli arrivano? Tutti e due da Napoli. Ah, pensate che caso. Va bene, tutor, avete particolari domande, curiosità? Sì, volevo fare una domanda. Sì. Ho visto che c'è una forte amicizia che vi lega, ma facciamo proprio... Ma se doveste litigare, come fate a proseguire in questo talent? Chi è che va a fare i filmati e come... Ma perché devi subito vedere il lato negativo? Ma perché devono litigare? Che adesso volevo pensare. Io sono un'ipotesi. È un'ipotesi. Ci compenseremo anche in quello. Come? Hanno fatto la divisione dei beni. quindi uno tiene la telecamera e l'altro il microfono. Questo. Bravo. Fanno un filmato uno l'altro. Sarina, tu hai curiosità? No, volevo sapere appunto se fanno tutti e due le stesse cose o se vi dividete un po'. In realtà quando riprendiamo io uso ottiche un po' più spinte, quindi zoom, e lui usa ottiche un po' più. Ma quindi grande. Usate due telecamere? Sì. Ah, ognuno quindi con la sua telecamera. Ognuno ha un suo punto di vista, diciamo. Mettiamola così. Quindi l'insieme. E poi fate un insieme, perfetto. Bene, e quindi non litigate mai nel montaggio per dire metti le mie, no, metti le mie sono più belle. No, va bene, altre domande non ce ne sono. Vogliamo vedere il video. Volete vedere il video, giustamente, come anche magari anche il nostro pubblico. Quindi andiamo subito a vedere, perché siamo curiosi, il video. La vostra mission era i quattro elementi. Anzi, il titolo è i quattro elementi e la vostra mission era... Naturalmente. Naturalmente. Hai visto? Ogni tanto mi sbaglio anch'io. Vediamo il video. L'elemento con cui più siamo abituati ad avere a che fare è l'aria. Che sia respiro o vento, si impregna di profumi, degli odori, del calore e del freddo, di cui sono saturi gli ambienti che occupa, nei quali si muove libera. È una sensazione unica, c'è bisogno di provare. Spesso mi capita di volare con le boiane, con qualche falchetto così, con l'estremità dell'ala che quasi ci tocchiamo. Questa è la sensazione che mi piace quando volo, sentire il vento sulla pelle, sulla faccia. L'aria circola e penetra la terra, fa bruciare il fuoco, aderisce all'acqua con cui si mescola. L'acqua è l'elemento vitale da cui tutto nasce. Spesso è imprevedibile, illogica, esplode in una creatività inaspettata. La sensazione che si prova entrando in acqua è una sensazione di adrenalina pura. Quando sono in un periodo di stress più sostenuto, mi butto in acqua e praticamente passa tutto. È quello che di più bello si possa fare per il proprio corpo e per la propria mente. L'acqua sotto forma di vapore acqueo torna alla terra come rugiada, fa da ponte fra cielo e terra. Sentire la terra è la prima cosa che bisogna imparare. Non ci sono scuole, ma solo quello che ognuno di noi ha dentro. Seduti su di un prato, si può vedere un mondo diverso se si è capaci di ascoltare. Per me la terra è tutto, dalla terra si proviene tutti, sicché bisogna portargli rispetto, non ti tradisce mai. Mi piace pensare ogni cosa che
che immagino la natura l'ha creata e nel migliore dei modi, ha sempre uno scopo la natura quando fa le cose. Non ho bisogno di altro per essere felice. Senza aria e terra, neppure il fuoco esisterebbe. Il fuoco è nascita, rigenerazione e in alcuni casi salvezza. Il falò si faceva per salvare i naviganti che stavano in alto mare. È un'usanza che si tiene da tanti anni, da molti, molti anni. E proprio in quel giorno, la sera prima di venire l'Immacolata, era maltempo e capitò che un navigante si salvò e vide l'immagine della Madonna. È stato il fuoco che ha salvato la vita a questo navigante. E questo il video di Enzo e Alberto, i quattro elementi. Io anche se mi permettete mi sbilancio un attimo, dico il livello è altissimo dei video visti finora, per cui sarà un compito arduo quello del pubblico e anche quello del nostro giudice speciale. Però adesso voglio sentire, sono curioso di sentire da Alice che cosa ne pensa di questo video. Guarda, secondo me Enzo e Alberto sono davvero bravi, ragazzi, siete tecnicamente perfetti, solo da imparare, voglio dire, dalla vostra bravura, dalla vostra esperienza e anche dalla vostra poesia. Però io devo chiedervi quello che noi cerchiamo al Mondo Insieme. Noi cerchiamo qualcuno che ci racconti il mondo, un angolo di mondo. Prima ho fatto la critica con Mirko dicendo mi hai fatto vedere San Benedetto e magari non hai curato molto la fotografia. Nel vostro caso cosa ho visto? Cioè ho visto una poesia legata alla natura, ma non ho visto un luogo. Siete passati credo dal sud alla Toscana, perché ho riconosciuto l'accento toscano e qualche inquadratura, ma non mi avete raccontato un posto. Probabilmente avrei preferito che voi mi aveste raccontato un luogo con le vostre capacità e la vostra poesia. Se fossi un insegnante vi direi siete fuori tema. Questo è qua. Ah, però. E vabbè, ragazzi, me l'ero scritto, a però. Cioè, sono bravissimi. Concorda, Alessandro Antonino concorda. Sì, concordo. Nonostante abbiano messo la capra, parentesi. Sono, sì, allora, capra. L'elemento capra per me era fondamentale perché anch'io c'ho una capra. L'altro elemento. Però, allora, bravissimi, perfetti, però molto, come dice, mi ripeto, sembrano quasi degli spot bellissimi, girati benissimo, però quello che noi cerchiamo è un documentario. Io speravo che nella terza, questa terza puntata, che vedendo le vostre qualità, ci saresti, siamo arrivati, quindi pure io dico siete stati bravissimi, però ancora una volta fuori tema. Ancora una volta, prima di tutto no, perché semmai è solo quest'unica volta. Vabbè, non era il tuo turno. Posso interrompere? Io li voglio difendere. No, allora, prima di tutto la mission era molto difficile. Per me era un modo originale di un viaggio. Visivamente c'era. Non c'era sicuramente la descrizione precisa del luogo, però secondo me non sono andati fuori tema, ripeto, perché la mission non era per niente semplice. Io insisto perché era naturalmente. Non si sono capiti, loro sono di Napoli, avrebbero potuto fare naturalmente a Napoli, bello. I parchi bellissimi che ci sono a Napoli, le spiagge di Napoli, il cibo buono di Napoli. Guarda, io quando ti ho detto, aspettiamo, vuoi che sia io il tuo tutor, tu mi hai detto di no e da quel giorno... Crocianina. Allora... Abbiamo interpretato 5 secondi per la tua difesa? Naturalmente, quindi quattro menti a contatto con la natura, in questo caso i quattro elementi. Quindi ecco perché abbiamo pensato di... l'abbiamo interpretata noi. Naturalmente era diviso, ma chi è che l'ha diviso sto naturalmente? Sapevamo naturalmente. Giuseppe l'ha diviso. Ecco, la colpa è sempre mia. Beh, d'altronde sono il parafulmine sociale di questa trasmissione. Va bene, me l'addosso. Però io volevo sentire anche Sarina Biraghi, anche se brevissimo, però brevissima, un suo commento. Mi riallaccio a Licia. Se fossi un insegnante, un documentario che utilizzerei a scuola per far capire agli alunni i quattro elementi.
dal punto di vista, diciamo così, tra virgolette, turistico, esplorativo, non ho capito niente. Quindi, ecco, non ho visto ambiente, ho visto i quattro elementi. Questi sì, ben spiegati e ben mixati, diciamo, uno dietro l'altro. Allora, grazie Sarina. Adesso prego. Tocca a Sofia, ti prego, in 15 secondi uno spot. Perché il pubblico li deve votare? Allora, io ho già detto che loro sono originali e comunque stupiscono sempre di più e hanno una loro visione. Secondo me loro sono avanti. E va bene. Allora, vedremo poi dopo il pubblico che cosa deciderà di votare, chi deciderà di votare. Per il momento io vi chiedo di accomodarvi e così ho modo di chiamare il vostro prossimo sfidante. Grazie a Enzo De Marino e Alberto Daria. Chiamiamo subito il prossimo, velocissimo, è con noi Alessandro Grasso, terzo e ultimo concorrente di oggi. Grazie Alessandro, ti ho visto anche in questo slancio, questa corsa di studio, hai raccolto tutti gli applausi del nostro studio, tutti presenti con il colore rosso e da casa dicono chi è, per questo noi lanciamo il resumé. Il resumé, grande. Questo è il mio mondo. Io sono pronto, partiamo? La leggenda che riguarda Scilla Caridi è prettamente dovuta ai marinai che praticamente dovevano attraversare lo stretto. I famosi ululati erano semplicemente gli scogli che erano molto pronunciati, quindi con il vento creava sti sibilli, sta specie di voce che i marinai individuavano come mosche. Alessandro Grasso, così ti abbiamo conosciuto, il tuo tutor di riferimento è Licia Colò e a lei la parola, così insomma, per presentarcelo un secondino. A me Alessandro Grasso era piaciuto molto perché aveva scelto una meta che era appunto Scilla e non è una meta facilissima e lui era riuscito a raccontarcela con poesia. Per cui ero felice di averlo nella mia squadra. Ma cioè sono felice di averti nella mia squadra. Io sono curiosissimo. Immagino. È anche Sarina Biraghi che dirà, però io lo conosco poco, non lo so, vorrei sapere qualcosa di più. Qualcosa di più, grazie per avermi assecondato. Ed è per questo che proprio per te e per il pubblico a casa che non lo conosce, presentiamo il suo confessionale. Eccolo. La mia passione per il video è nata con la fotografia. La mia mamma ha giocato un ruolo fondamentale nella mia carriera, diciamo, video. Nel 2004 mi ha regalato una reflex proprio perché volevo entrare in questo mondo e da lì ho iniziato a fare video. Il talent è stata una bellissima esperienza, spero lo continuerà ad essere. Ho notato che proprio l'elemento umano a te non piace tantissimo perché le persone sono tagliate e gli unici protagonisti sono due gatti. Licia mi ha dato preziosissimi consigli. Un ottimo lavoro. Sicuramente la musica potevi cambiarla. Se l'avessi fatto un po' più cinematografico sarebbe stato perfetto. Le critiche che mi sono state fatte sul video, sì, erano tutte giustificate sicuramente. Beh, perché diciamo nei posti dove ho girato i video non c'era effettivamente tutto questo elemento umano. Mia mamma, se vincessi il talent, sarebbe molto contenta e direbbe: ah, finalmente ho fatto qualcosa di buono, che vinca il migliore. E questo è il confessionale di Alessandro Grasso. Ci sono domande? Sì, una. Dimmi. Alessandro, in questo nuovo video che andiamo a vedere, c'è l'elemento umano o anche questa volta hai trovato un paese dove no, non c'era nessuno? C'è. Ok, allora. Allora sei a posto. Per questo sei curioso. Sarina, cosa ti ha incuriosito di più della sua, così, di questa sua confessione, chiamiamola? Beh, questa sua passione per il video, diciamo, recente rispetto alla fotografia e poi da quello che ho visto prima, sicuramente ho visto delle immagini di mare Scilla tra natura e tradizione, storia, quindi questo filo conduttore mi piace, vediamo adesso. Allora, andiamo a vedere il filmato con cui entra in gara Alessandro Grasso. Tu avevi la mission divertimento e hai fatto divertirsi a gennaio, esatto. Giusto? Bravo, devi dire bravo a me. Bravo, video.
Siete pronti per un viaggio nel divertimento? Ci troviamo in Puglia, questo è Albero Bello, il paese dei trulli, patrimonio dell'umanità. Qui ogni anno si tiene il Light Festival, uno spettacolo di luci dove vengono proiettate direttamente sui trulli stelle, mezzalune, motivi natalizi e cristalli di neve. Scendiamo in Calabria per andare a trovare Babbo Natale. Siamo a Pannaconi, in provincia di Vibo Valentia, ed è qui che troviamo la casa del famoso uomo con la barba bianca, il posto che ogni bambino vorrebbe visitare. Dopo aver lasciato a Babbo Natale la nostra letterina per l'anno prossimo, saliamo in Sila per sciare e divertirci sulla neve. Siamo a Crucoli, un paesino in provincia di Crotone, dove troviamo un paese in festa, tra bancarelle, colori e anche qui tanta musica. Oh Maria Salvador, te chiedo mio amor, te tra idrorivoluzione, tra le note di questa canzone, non è verde soltanto l'invidia che divora la sua. Di posti per divertirci, come abbiamo visto, ce ne sono tanti, ma ciò che conta, a prescindere dal posto o dall'evento, è affrontare la vita ogni giorno con un sorriso. Questo era il video di Alessandro Grasso, e visto che ti chiami Alessandro, partirei da Alessandro un commento. Ah, allora... Siamo qua, registi del mondo, sì. Cercasi. No, pensavo parlasse prima Sofia, allora... No, così ho detto, Alessandro. Sono felice. Allora, complimenti per questo filmato, che grazie. Vedo che ci sono dei progressi. Io sono stato molto critico all'inizio su di te, però adesso posso farti i miei complimenti. Ci sono sempre delle cose che devi migliorare. Per esempio parli di bancarelle, di luci, e invece si vede la città inquadrata dall'alto, quindi c'è questo, il testo non segue molte volte le immagini. Questa è una cosa che devi perfezionare. Per quanto riguarda la Sila, non mi è piaciuto tanto, diciamo, il pezzo della Sila. Mi è piaciuto il Babbo Natale calabrese. Ma perché non ti è piaciuto il pezzo della Sila? Cioè, ci deve essere un perché, devi spiegarlo. L'ho trovato un po' piatto, okay? non mi è piaciuto come narrazione, sì. Un po' in discesa. Non era piatto, sì. Però, nonostante tutto, ti faccio i miei complimenti per... Così, per questo... Per il miglioramento, insomma, rispetto alla volta precedente. Sofia. Invece per me un po' mi stona vedere cose di Natale, siamo a gennaio, mi sembra ormai un po'... ormai superato, e c'è sempre un problema nel racconto, passi dal giorno alla notte, non c'è coerenza tra le varie immagini, mi manca proprio il racconto. Però non è uscito fuori tema, eh? Cioè, non sarà seguito... uscito fuori tema, però mi manca il racconto, non mi ha entusiasmato. Le manca sempre qualcosa, è così. Sarina, che cosa ne pensi di questo filmato? Secondo me il tema, cioè il divertimento, è centrato assolutamente, e anche se diciamo così, le colonne sonore, le due musiche sono molto più trascinanti delle immagini, secondo me. Che non so se prenderlo come un complimento o come... Sì, avresti dovuto lasciare forse più la musica dal vivo che inserire la colonna sonora, adesso è meglio lasciare la musica live. Guarda, io penso che Alessandro abbia seguito la mission del divertimento, però anche se è nella mia squadra, devo dire che
mi manca sempre il racconto di un luogo. Cioè, tu sei stato nel paese in Calabria, per dirti, no? Oppure in Puglia, dove hai iniziato con il gioco di luci. Cioè, ci sono talmente tante cose che avresti potuto raccontare lì. Per cui, per me sei bravo, giri bene, però anche il saper raccontare è importante. Noi non diamo niente per scontato. Ci sono tante cose che si possono vedere senza passare da una meta all'altra. Ma non è andato fuori tema. Tant'è vero che tu dici al pubblico... Votate per lui. Esatto, perché è della tua squadra, ovviamente. Sì, sono assolutamente benissimo. Di parte. Allora, noi... sei contento? Sì, contento. Bene. Figurati se andava male. No, nel senso no, perché comunque sono stati un po' critici, ma tante volte le critiche servono anche a crescere. Certo, in questo caso sì, sono sì. Costruttive, ma guarda che il complesso poi generale, il giudizio non era così negativo. Per cui ti chiedo di accomodarti e di attendere anche tu, insieme ai tuoi colleghi, il voto. E ho parlato di voto ed è proprio per questo che invito il nostro pubblico in studio ad armarsi delle loro palette tecnologiche e di dare il loro giudizio. Per chi volete votare, in gara ci sono Mirko Tulli con il colore giallo, che ci ha fatto vedere, ci ha presentato l'evoluzione della specie urbana, Enzo e Alberto con i quattro elementi, si presentano con il colore verde, e l'ultimo che abbiamo appena congedato è Alessandro Grasso, che invece ci ha presentato divertirsi a gennaio, colore rosso. Voi avete una paletta, tre colori, quindi vi chiedo, decidete, perché uno di loro per voi vincerà. Quale votate? Eccolo qua. Alzate le palette, questo è un momento di grande tensione, di grande suspense ovviamente, ma noi vogliamo anche provare a vedere e ad andare a curiosare dietro le quinte, dove ci sono i ragazzi. Un unico posto è meglio ancora, vero? Parliamo. Naturalmente. Naturalmente, stanno criticando anche loro. Non mi sembra vero. Si doveva spiegare un po' meglio prima di iniziare. La prossima mission prima di farla gliela scriviamo su un foglio. Sì, è incredibile, anche loro criticano naturalmente. No, ci voleva una spiegazione prima e poi facevi vedere, capito? Permetto, perciò dobbiamo interpretare, se no. Ragazzi? Ragazzi? Sì? No, scusate, no, vi interrompiamo un attimo perché sì, pronto, riusciamo a carpire alcune parole tipo Inetti è molto bravo, però cioè, non riusciamo a capire la frase intera. Allora no, per questo volevamo parolacce. Sapere come state vivendo questo momento d'attesa in cui non vedete le palette, però comunque che sentori avete? Sudiamo. Sudiamo, e questo l'avevo sentito anch'io prima, però questo non c'è problema. No, voglio sapere che cosa pensate. Insomma, la prendiamo con filosofia. Con filosofia. Chi è il più pessimista? Chi è il più pessimista? Ma siamo tutti ottimisti, vero? Sì, sì. Tutti ottimisti. Sì, sì, sì. Benissimo. Allora io vi lascio perché vado a vedere se il verdetto è stato deciso. Quindi abbandoniamo un attimo il backstage. Il giudice dovrebbe aver deciso, credo, qual è il vincitore per il pubblico. Intanto chiedo anche ai tutor se loro sono emozionati, meno, se hanno un'idea, se no, sperano. Spero che Mirko passi il turno. Tu speri che Mirko passi? Mirko è della tua squadra, se non sbaglio. Certo. Ah, ecco, mi sembrava. Ok, allora, io direi che a questo punto possiamo far entrare i concorrenti, così li troviamo direttamente schierati qua. Entrino i concorrenti, Mirko Tulli, Enzo Alberto e Alessandro Grasso. Prego. Schieratevi qua di fianco a me. Siete emozionati? Abbastanza. Allora, giudice Franco Lupo, chiedo la consegna della busta. Registi del mondo cercasi, con all'interno il nome del vincitore, ossia chi è piaciuto di più per il pubblico. Il pubblico, tra Mirko Tulli, Enzo Alberto e Alessandro Grasso, ha deciso che a passare il turno ed andare in finale sarà Alessandro Grasso. Sei contento? Grazie. Sei contento? Benissimo. Allora, adesso guarda, ti chiedo, tutti sposti, scusate questi cambi
di però ti sposti, perché io adesso devo ovviamente fare il gioco con loro e capire chi ha vinto. Prima però con te voglio sapere quale mission il tuo tutor, che è Licia, decide di darti per la destinazione. Poi c'è una sorpresa anche per la destinazione. Licia, tra le quattro mission che noi abbiamo stabilito da poter assegnare, ossia sapori, divertimento, tra passato e futuro, naturalmente tutto attaccato, quale decidi di dare e di assegnare ad Alessandro Grasso? Allora, Alessandro, tra passato e futuro, andando in un luogo e non muovendoti da lì, ok? Ma qui fai... è chiaro, no, sì. No, perché tu hai detto andando in un luogo, lo dico io dove che va. Lo dici tu? Lo dico io e lo vediamo anche in grafica, perché tu hai una busta, dovresti però virtuale, la vedi? Sì. Ecco, bravo. E tu dentro questa busta c'è un voucher per un biglietto di sola andata, no scherzo, andata e ritorno, per una meta precisa che è... dove vorresti andare? Non lo so. E invece è questa qua, guarda, andiamo in Svizzera. Oh! Sei contento? Per cui in Registi del Mondo ti offre questo biglietto, tu in Svizzera dovrai fare tra passato e futuro, ma non muoverti da quella città. Ok. Va bene? No, perché sennò qui... Benissimo, allora buon viaggio per te. Adesso tanto a te non te frega più niente di loro, perché dici tanto io ho vinto. Invece loro sono in trepidante attesa, perché solamente uno dei due, in questo caso loro rappresentano una squadra con i verdi, passerà il turno. Chi tra Mirko Tulli, Enzo De Marino e Alberto Daria, il nostro giudice speciale Sarina Biraghi, con direttore del Tempo, lo ricordo, il quotidiano, decide che passeranno il turno o che passerà il turno? I miei trascorsi sportivi mi fanno votare per Mirko. Allora Mirko Tulli passa il turno! Rimanete qua con noi, siete rimasti qua, rimanete un attimo qua con noi. Mirko Tulli, hai passato il turno, sei contento? E immagino. Alessandro, adesso sta a te assegnare una mission a Mirko tra quelle però rimaste, per cui tra passato e futuro non la possiamo assegnare, ti rimane sapori, divertimento o naturalmente tutto attaccato. Ok, allora Mirko, questa qui qual è che hai fatto? Qual era? Divertimento. Allora, questa volta voglio vedere come te la cavi con sapori. Io non so quale sarà la destinazione. La destinazione è facile. Tu dove vorresti andare? In Tasmania. In Tasmania purtroppo gli avevamo finiti i biglietti. Invece prova a dire Svizzera, a vedere se viene fuori il biglietto. Vuole andare in Svizzera. Allora, Registi del Mondo ti offre questo voucher e di andata e ritorno, ovviamente, in cui ti porta in Svizzera a mangiare. A mangiare, ovviamente. Non so cosa si mangia in Svizzera, non so qual è. Lo scopriremo. E tu ce lo farai scoprire. Esatto. Allora, buon viaggio. Grazie. Ringraziamo ovviamente Enzo Alberto. Buon rientro a Napoli, in bocca al lupo. Grazie. Sicuramente avrete tanta fortuna nel vostro lavoro e nella vita. Mirko Tulli lo ritroviamo in finale, come anche Alessandro Grasso, che salutiamo. Saluto tutto il pubblico, i nostri tutor Sofia, Alessandro e Licia Colò, e la nostra giudice speciale, con direttrice del Tempo, Sarina Biraghi. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con Registi del Mondo è per sabato prossimo, ma ricordate, domani l'appuntamento con Il Mondo Insieme con Licia Colò. 15 e 10, TV 2000, Il Mondo Insieme, domani. Prossima settimana, arrivederci con Registi del Mondo.